Buonasera amici di Fanner della Mundial Football Club, siamo con il direttore Claudio Tortolano. Direttore, anzitutto buonasera. Buonasera a voi. Direttore, ci racconti, prima di parlare dell'attività giovanile del Mundial, qualcosa della sua carriera all'interno del mondo dello sport, all'interno del mondo del calcio? Allora, diciamo che io ho fatto tutto un percorso prima da calciatore, da giocatore, settore giovanile, sono stato anche alla Roma e ho iniziato con le prime squadre Ossia Mare, Serie D, ho vinto due campionati, siamo andati in Serie C, ho fatto un percorso a Valmontone, Rieti, Palestrina, Tivoli, ho girato abbastanza, ho smesso a 40 anni, l'ultimo anno l'ho fatto in eccellenza a Palestrina. Dopodiché ho cominciato a fare il dirigente sportivo, prima come allenatore e poi come direttore sportivo per la Pescatori Ossia. Dalla Pescatori Ossia poi sono passato all'Ossia Mare, dove ho fatto sia la parte della preagonistica e la juniores nazionale. Dopodiché ho iniziato il percorso come direttore generale qui alla Mundia. Direttore, come mai in così giovane, si può dire anche età, ha deciso di passare il fosso dal campo alla scrivania? Diciamo perché mi piace organizzare proprio la società in toto, partendo dalla scuola calcio, creare una società modello, e qui alla Mundia c'erano tutti i presupposti per creare una società giovane, dove ci sono tutti i presupposti per fare bene e creare una società modello per il territorio ed oltre, perché noi lavoriamo su due poli tra l'altro. Il polo qui di San Giorgio Ecili è quello del Renato Fiorentini alla Rustica, dove si allenano i vostri ragazzi. Allora parliamo un pochino dell'attività giovanile del Mundial, un'attività che si divide in tante categorie e ha appunto tante persone che guidano questi ragazzi nel percorso di crescita. Certo, come dicevo prima, abbiamo due poli, lavoriamo qui a San Giorgio e alla Rustica, al Fiorentini, dove ci dividiamo le due juniores regionali, gli allievi, i giovanissimi, tutto il percorso. Stiamo facendo molto bene con le squadre, con la Spes Mundial, siamo primi in classifica con la juniores regionale. E da qui alla fine, che mancano domani, domenica iniziamo il girone di ritorno e si spera di arrivare primi per prendere l'elite. Siamo molto fiduciosi, è una squadra compatta, allenata molto bene dal mister Carlo Monaco, dove siamo partiti, non ci siamo mai nascosti dall'inizio per vincere il campionato e ci stiamo riuscendo. Ancora bisogna fare 13 tappe importanti, però ci siamo. Stesso discorso con l'Under 15 guidata da Emanuele Minunzio. Siamo a punteggio pieno, abbiamo vinto tutte le partite e anche lì si spera di prendere la categoria e prendere i regionali. Dove abbiamo l'Under 16 e l'Under 17 dove abbiamo avuto adesso un cambio di marcia e possiamo fare bene anche lì, avere un girone di ritorno molto importante. Cioè, ci abbiamo tra questo weekend è importantissimo, perché abbiamo tutte sfide incrociate, prime contro terze e lì si vedrà quello che andremo a fare. Però sono molto fiducioso, stanno lavorando bene, nella pausa natalizia si sono allenati e compattati e sono molto fiducioso, anche se è un po' difficile arrivare in fondo con tutte le categorie, però siamo fiduciosi tutti quanti, si è fatto un grande lavoro. E penso che a maggio-giugno avremo dei risultati molto positivi. E dunque domani alla Fiorentini si prospetta insomma una giornata ricca di eventi. Ci parli un po' anche dell'area tecnica, di quelle che sono le figure che accompagnano i ragazzi nel gioco ogni settimana. Allora, noi abbiamo come direttore tecnico abbiamo anche Mister Bacci, che segue un po' tutta l'agonistica, e poi per ogni componente, per ogni squadra abbiamo degli allenatori e abbiamo Carlo Monaco per la juniores regionale qui a San Giorgio, e nell'Under 17 Sandu Bega, nell'Under 16 Emanuele Minunzio, che allena sia l'Under 16 che l'Under 15, e nell'Under 14 abbiamo Riccardo Sabba. Al polo Fiorentini abbiamo Pierluigi Copparoni con la juniores regionale, abbiamo agli allievi Under 17 Maurizio Polletta, l'Under 16 Stefano Bua e l'Under 14 abbiamo Massimo Polletta. E questi sono i nostri tecnici, tutti quanti qualificati e dove stanno facendo un grande lavoro, sia di qua che alla Rustica.
Perfetto, direttore, per chiudere, qual è alla fine della crescita di questi ragazzi l'obiettivo che si pone la società Mundial? Allora, innanzitutto farli crescere in un ambiente sano dove possono stare bene e vengono accolti nella massima tranquillità e divertimento, con l'obiettivo di creare, come dicevo prima, una società modello. Una società modello si intende che i ragazzi devono stare bene, bisogna fare un percorso, un percorso che diventa, noi siamo, secondo me siamo una società dilettantistica che vuole svolgere il lavoro come i professionisti, avere un percorso ben preciso, ben delineato, dove cercheremo di prendere più possibili categorie. Ecco, già prendere queste due categorie per noi ci dà forza e lustro, dove dovremmo diventare un punto di riferimento sia sul 10° municipio e su Roma La Russica, far ripartire tutto quanto un polo molto attrattivo come era qualche anno fa. Grazie mille, direttore, e le auguriamo una buona serata. Grazie, buona sera a tutti, e con l'occasione faccio buon anno a tutta la famiglia Mundial.